Buongiorno, buongiorno. Cerchiamo subito di fare questa rassegna stampa con i dati fondamentali della giornata, che non sono moltissimi, non è una giornata di quella piena di cose. Avviene questo incontro che tra la Merkel, sì, la Merkel, tra la Meloni e Ursula von der Leyen. Questa cosa avviene nelle zone alluvionate e quindi avvenendo mitico Flavio, già vedo che sei arrivato, e sulle zone alluvionate, ovviamente questo è arrivato, non sono arrivate le risorse che aspettavano, e vi assicuro, sono stato pochi giorni fa a Campi Bisenzio, che è una delle zone alluvionate, peraltro non alluvionate per il riscaldamento climatico. Ho presentato lì il libro, la mia prima e unica presentazione degli altari della sinistra è venuto a Campi di Bisenzio, e a Campi Bisenzio c'erano ancora delle famiglie di alluvionate che mi hanno detto: non possiamo vivere a casa nostra perché non avete idea che cosa sia l'alluvione. E soprattutto, perché uno pensa una cosa al terremoto, all'incendio, l'alluvione è comunque devastante, e soprattutto sono state alluvionate esattamente per la caduta dello stesso argine che si verificò 15 anni precedenti, prima, quindi non è tanto, è sempre la stessa incuria dell'uomo. Allora si presentano von der Leyen e Meloni, e i titoli dei giornali oggi ci dicono che servono e che verranno dirottati 1,2 miliardi del PNRR, così come modificato, anche per la ricostruzione delle zone alluvionate, il che va benissimo. Sono ben contento di utilizzare il debito invece che fare cose totalmente inutili. Abbiamo visto dei piccoli comuni, l'abbiamo raccontato a Quarta Repubblica, che facevano totalmente opere pubbliche inutili. Almeno, voglio dire, ristrutturare e rattoppare le città alluvionate sono un passo avanti. Ma il punto sostanziale è un altro: ci sono state contestazioni nei confronti della Meloni. La Meloni è stata molto gentile nei confronti di Bonaccini, Bonaccini nei confronti della Meloni. I giornali dicono che c'è stato un retroscena di una ripresa di rapporti tra di loro. Beh, ci sta tutto. Boutique La Tenda, Santa Margherita, sempre numero uno. Il punto, cari amici, è un altro: che porca di quella puttana, se voi aveste una casa che diventa alluvionata, inagibile per colpa dell'incuria dell'uomo, posto che in un posto moderno, porca di quella puttana, lo Stato ci deve difendere con la giustizia, che dovrebbe essere veloce e fa schifo, con l'ordine pubblico, che dovrebbe essere efficace, non mi sembra che sia così efficace, e poi diceva Adamo Smith, anche per quelle opere pubbliche che i singoli non sono in grado di fare. Un cazzo di argine che viene ogni volta, come quello di Campi Bisenzio, distrutto dalla furia delle acque, e questi ci fanno lo gnagnè sul riscaldamento climatico, e dopo un anno non ci hanno ancora rimesso a posto le case. Beh, io sarei incazzato come una puma. Va bene? Poi dopo, tutti i governi sono infelici a modo loro su questa loro incapacità di risolvere i problemi, però voglio dire, su questa roba io trovo, qua dice Claudio Pagliarani, i soldi non ci sono perché Bonaccini non completa i preventivi di spesa, ci si è alluvionata, era ed è ancora così. Il punto a Ugo e Gianfranco, il punto a me interessa veramente poco, no, non c'entra niente col ponte sullo stretto, amico mio, non è che l'una cosa esclude l'altra, perché ogni giorno avvengono miliardi di cose, come dire, se ci sono i ricchi ci saranno sempre poveri. Non è così. Il punto fondamentale è che qui ci sono i soldi, ci sono gli uomini che devono rimettere a posto gli argini e non l'hanno rifatto, ci sono le compensazioni che devono essere date e non sono state date. È una roba pazzesca, pazzesca. Che dice Benedetta? Nicola, ci sono dei grossi problemi, persone addette all'interno dei comuni. Certo, esiste anche questo problema. Però questa vicenda speriamo che porti a qualche soluzione un pochino più decente rispetto a quella che fino ad ora si è stata realizzata. Quindi i tempi che non convincono, hai ragione. Alessio Proietti, prima di andare l'altro, strepitoso discorso di Milei a Davos. Afuera, socialisti di merda! E mi ha mandato un messaggio, i suoi uomini, quelli che sono vicino a Milei, dicendo, facendo vedere esattamente quel discorso straordinario, tutti quelli di Davos che discutono cosa fare, non fare, il riscaldamento climatico, le disuguaglianze, ma vaffanculo, pensate alle cose serie, cioè un paese che riesca a crescere e non che abbia 200%, ora arrivato a 200% l'inflazione in quel paese. Nel frattempo, questo a proposito di tempi, è il paese in cui si sta discutendo se candidare o no Solinas con Lega e Partito Sardo d'Azione contro l'idea di candidare il sindaco di Cagliari per Forza Italia e Fratelli d'Italia, straordinario, 2 giorni prima della chiusura delle liste, Solinas viene indagato, non per una cosa nuova, per una cosa che esiste da tanto tempo. Leggo sui giornali che l'inchiesta per corruzione deriva dal fatto che lui abbia comprato una abbazia che poi ha rivenduto a un imprenditore, un certo Zedda, l'ha rivenduta a 500.000 euro, è un'abbazia
abbazia in cui, che lui aveva preso dei frati più o meno gratis, poi dopo l'ha rivenduta, non ci trova ancora nessun tipo di corruzione in questa vicenda, così come sarebbe stato docente ben retribuito in Albania, questo Solinas, e a fronte di questa sua docenza avrebbe assunto lui e qualche amico suo qualcuno nella amministrazione pubblica. Tutte cose che dovranno essere dimostrate, che ci sono da qualche anno in piedi queste indagini, ma che oggi improvvisamente portano al sequestro di 350.000 euro da Solinas e quindi titoli sui primi giornali. E secondo me, in questo caso, caro Zorrino 58, veramente una giustizia un po' orologeria, fatemelo dire. Nel frattempo, polemica Salvini-Zaia. La polemica qui è, dice Françoise, per esempio, la mia amica cagliaritana, pizzettara, scusami, ristoratrice, Françoise dice direi. Comunque anche il centrodestra qua, Oreste Leone, Sardegna al centrosinistra, dice Oreste Leone, beh, il centrodestra non è che sta dando proprio un'immagine di compattezza e di straordinaria unità in questo momento. Poi vedremo quello che succede e comunque ricordatevi sempre che il centrodestra vince in questo paese perché è compatta, grazie a quell'intuizione geniale del 94 di Berlusconi. Se fosse divisa non governerebbe mai. La candidatura di Vannacci era telefonata, peccato, meglio rimanere soldati che stare alla mercé dei segretari di partito, dice il Merlo. Invece Antonio dice bene bene, fuori Solinas, poi Truzzu, resterà soltanto Soru, lui sì che sa come mandare in rovina la Sardegna. Insomma, ci sono battute sulla niente male su questa vicenda. Terza cosa di giornata, Salvini starebbe litigando un po' con Salvini e con Zaia. Beh, devo dire, c'è Sclap, grazie per il badge, ci sono delle opinioni completamente diverse sulla questione del fine vita, che la Regione Veneto non ha visto approvare perché c'è stato un voto 25 contro 25 che ha reso la legge di iniziativa popolare voluta dall'associazione Coscioni non votata però dalla maggioranza di un voto che ci doveva essere dal Consiglio regionale Veneto, e quindi non è passata questa legge di iniziativa popolare. Zaia era a favore, un pezzo della Lega era contraria e una PD si è astenuta. Poi vi spiego perché è importante. Salvini dice: io sul fine vita non avrei votato come ha fatto Zaia, e quindi questo certamente apre un po' di polemica nei confronti del governatore, che per il quale peraltro Salvini si sta battendo per arrivare al terzo mandato, cosa che invece Forza Italia e Meloni non vogliono. La Stefanelli oggi sulla Corriere della Sera, perché ovviamente il fine vita è una cosa che piace molto ai progressisti di sinistra, anche io che sono libertario penso che sia anche giusto trovare una soluzione per questa roba del fine vita, però il punto è un altro, il punto fondamentale è che la Stefanelli dice: Zaia apparentemente ha perso ma in realtà ha vinto, perché ha posto un grande tema etico al centro del dibattito politico, tesi del Corriere della Sera di oggi. E dall'altra parte c'è lo shitstorming da parte della sinistra nei confronti di questa consigliera del PD che si è astenuta, e astenendosi non ha sostanzialmente non ha fatto sì che passasse questa legge in Veneto. Questa consigliera del PD è una cattolica, non era a favore di questa legge di iniziativa popolare, quindi era d'accordo con un pezzo della Lega, di Forza Italia, dei Fratelli d'Italia, e così come un pezzo della Lega invece era d'accordo con la sinistra nel passare col fine vita, perché evidentemente sui temi etici tutto si rimescola. Beh, oggi nei suoi confronti gliene hanno dette di tutti i colori, tra cui Zan, il mitico Zan, gli ha detto che è fuori dalla linea del partito, cioè stiamo parlando di un partito staliniano. Ecco, questa è l'idea del grande partito liberale, della Schlein e di Zan, che se qualcuno legittimamente la pensa diversamente sul fine vita, beh, è fuori dalla linea del partito stalinista! Perché questo è il punto fondamentale, questi sono dei leninisti stalinisti, voglio dire, è una cosa pazzesca. Oggi l'intervista a questa parlamentare del PD, in cui il giornalista, che sono tutti di sinistra, di quella sinistra bella, perbenina, io la penso come loro, ma non mi permetterei mai di dare, insultare fino alla morte come stanno facendo quelli come la povera piddina che vota contro. Beh, insomma, cosa dice il giornalista del PD? Invece di astenersi sarebbe potuta uscire dall'aula. Complimenti per il consiglio, ormai la fenomenologia internazionale
intervista a Barbera, cioè della Liana Milella, in cui i giornalisti sferzano e sperano che i loro interlocutori dicano qualcosa di antifascista, è dilagante. E quindi anche il giornalista dice alla consigliera PD: ma perché non è uscita la... E la consigliera PD ha detto: toc toc, ha rincoglionito, anche se uscivo e non mi astenevo non cambiava nulla, perché l'astensione vuol dire voto contrario. Vabbè, vaglielo a spiegare. Nel frattempo tutti se la prendono Repubblica e Fatto Quotidiano contro Nordio, che fa Nordio, che dice le cose che ha sempre detto Nordio, per la quale lui è stato votato, il suo partito ha preso i voti e l'idea della riforma di giustizia è fondamentale, tant'è che Il Tempo, l'unico giornale in Italia, riesce a capire quello che ha fatto Nordio. Ieri ha detto: sbrighiamoci a fare questa riforma della giustizia, cosa che non tutti all'interno del governo evidentemente pensano, e ha definito obsoleti alcuni reati contro la pubblica amministrazione. Uno di questi, l'abuso d'ufficio, l'ha pure fatto fuori. Apri di cielo, viene utilizzato il solito grimaldello contro Nordio, che è il presidente dell'ANAC, Busia, un grillino duro e puro, dice che ma se saltano le regole si spalancano le forze delle condotte illecite. Quando hanno fatto il nuovo riforma degli appalti, condotte illecite. Nordio parla, condotte illecite. Bisognerebbe che Busia capisse come essere uomo pubblico e non dei grillini, magari sentendo e capendo cosa dice il presidente della Corte Costituzionale Barbera quando viene interrogato dalla Milella. È presidente della Corte Costituzionale, nonostante sia stato 5 volte deputato del PC, e riesce a mantenere le distanze. Senti Busia, che è un grillino di quelli dell'ultima generazione, e capisci come si comportano i lottizzati di oggi. Travaglio invece non fa il lottizzato, è un opinionista, non è il presidente di un'autorità e può dire esattamente quello che gli pare. E nei confronti di Cassese, che ieri sul Corriere della Sera si era detto non così contrario alla legge sulle autonomie che vuole Calderoli, e contro Nordio, che ieri appunto dice che troppe intercettazioni, alcuni reati sono medievali, che bisogna tenere le persone in maggiore considerazione, Travaglio definisce i due vecchi arzilletti. In realtà è la posizione, diciamo, più personale che sostanziale. Barbano fa un pezzo stupendo, sul giornale Il Dubbio, perché Barbano spiega al Dubbio e chiede al Dubbio e chiede soprattutto ai carabinieri che hanno interrogato la ristoratrice che poi si è suicidata: per quale cazzo di motivo l'avete interrogata? E la Lucarelli gli risponde: è ovvio, l'hanno interrogata perché volevano sapere chi avesse scritto quella recensione, non se fosse vera o falsa, chi avesse scritto quella recensione contro i gay e i disabili. E Barbano fa: toc toc, brutte teste di minchia. Ovviamente lui è un signore, brutte teste di minchia. Il DDL Zan, grazie a Dio, non è passato, e quindi un'opinione sui gay e sui disabili, per quanto orrenda, si può avere e non è un reato. E io dico: grazie a Dio, grazie a Barbano, grazie ai liberali, grazie agli emendamenti americani, si può dire che Porro è uno stronzo, che Porro sembra un deficiente con la maglietta rosa, e nessuno può essere indagato, nessuno può essere colpito e reato. E si può dire questa cosa anche nei confronti degli handicappati o dei disabili o dei gay o degli eterosessuali, perché una cosa è l'orribile, ignobile insulto e atteggiamento, diciamo, contro l'educazione civile, che noi oggi ovviamente rispettiamo, è una cosa, è un reato. Questa è la differenza tra rendere reato una cosa e l'altra. Ma questa cosa qua, evidentemente la Lucarelli non lo sapeva, e neanche i carabinieri. Perché interrogano una signora per sapere chi ha scritto quella recensione? Quella recensione non è un reato. Vi può far schifo, ma non è un reato. E questa banda di somari giustizialisti che fa questa roba qua evidentemente ha interrogato questa signora su una roba che non poteva evidentemente essere configurata come un reato. Vabbè, insomma, questa cosa di Barbano oggi sul Dubbio è la cosa più intelligente che ho letto fino a questo momento. Nel frattempo c'è un'altra cosa molto divertente, questa occupazione del tasso, e la rivolta dei somari è il titolo di libro, ha ragione, perché i genitori di quelli che prendono 5 in condotta perché i figli hanno occupato adesso piagnucolano e si rivoltano. Grazie a Gianfranco per il tuo solito super sticker. E l'altra cosa
E su questo è il pezzo di Borgo Nuovo, e molto bello anche il pezzo di Borgo Nuovo che ci spiega che prima occupano e poi frignano. Beh, insomma, il pezzo che vi consiglio da leggere perché è molto divertente. Veneziani oggi stupendo, perché ci spiega fermi tutti anche su questa roba di Gramsci. Va bene che San Giuliano gli dedica la targa al Quisisana, quello che volete voi, però fermi, quello era un leninista, voleva la rivoluzione leninista, liberale, che questo lo ricorderei anche ai nostri amichetti di destra che sono affascinati da Gramsci, ma di che cazzo state parlando? Anche qui non confondiamo i piani, nessuno di noi sta dicendo che era uno stupido, che non era un intellettuale, però per favore, Gramsci, lasciamolo ai cazzo di comunisti, va bene? I liberali nel loro panto, col cazzo che ci mettono Gramsci, chiaro? Caro San Giuliano, caro giornalismo, diciamo d'antan, Gramsci non è la nostra cup of tea, era un leninista e non c'è bisogno di un liberale come sottoscritto per dirlo, basta uno storico, basta un intellettuale come Veneziani che oggi bene lo scrive sulla verità. Ci sono altre cose e molto più serie, cioè Putin e il rischio che la cosa si ampli nei confini nei baltici. Il leader estone dice: ragazzi, guardate che se lasciamo perdere Putin, quello ci attacca. E lo stesso Putin ha detto: si scaglia contro la Lettonia. Voglio dire, tutti i nostri amici che non amano Zelensky, io non lo amo per niente. Che cosa facciamo quando Putin dovesse essere vincitore in Ucraina per l'abbandono del campo da parte di tutti gli altri, dovesse occupare la Lettonia? Dovesse occupare l'Estonia, faremo sempre finta di nulla. Fino a quando faremo finta di nulla? Dove riusciremo a capire che forse è un pericolo permettergli di fare esattamente come gli pare? E Giorgetti, nel frattempo, invece a Davos è molto interessante perché dice: guardate che questa roba che arriva sul Mar Rosso è un vero cavolo, è un vero problema. Sono cavoli, selina d'orto, sono super cavoli perché non solo aumentano i costi, aumentano le assicurazioni, è un problema soprattutto per il Mediterraneo. Nathalie Tocci oggi sulla stampa ci dice che gli scambi commerciali mondiali per Suez sono del 12%, ma quelli europei del 25%, cioè sono problemi nostri e noi facciamo bombardare ad americani e inglesi e noi stiamo ancora a fare qua la tarantella per capire cosa dobbiamo fare. Kate operata su tutti i giornali che hanno però il coraggio di dire all'interno che la cosa è grave, ma dicono non è un cancro, così parliamo sinceramente di quello che sta avvenendo. E la Lagarde, la presidente della BCE, ha detto che non taglierà i tassi di interesse repentinamente. Questo ha fatto sì che accusassero i colpi ai mercati finanziari. Ieri ha perso quotazioni la borsa di Milano e il Messaggero ha detto però, vedendo il bicchiere un po' più pieno, che però entro l'estate qualche ritocco ci sarà. Brutti invece i dati sulla macroeconomia italiana, perché il presidente della Banca Centrale Italiana, il governatore della Banca Centrale Italiana Panetta, dice che il PIL sarà sotto l'1%. Queste sono le informazioni fondamentali della giornata, poco di più, poco di meno rispetto a quello che ha detto, e non si può non finire con Milei a Davos. Ha vinto il punto, il set e la partita. Fuera!